Se il malato ha il cancro, il cane si siede vicino al campione. Se non lo ha, esce dalla stanza. In un caso, l'animale è stato in grado di diagnosticare la malattia prima che i medici fossero capaci di farlo. Sono Liu e Zoe, i cani dell'esercito addestrati a riconoscere il cancro alla prostata dall'odore delle urine del malato. Sono nati e cresciuti al centro militare veterinario di Grosseto, in Toscana. Fanno parte di un progetto di ricerca condotto presso l'Istituto Clinico Humanitas di Castellanza. A questi animali, normalmente usati per fiutare mine antiuomo, è stato insegnato a riconoscere l'urina del malato. E ora, non solo sono in grado di distinguerla da quella di persone sane o con altre malattie, ma sanno anche individuare lo stadio del cancro, sospettano i ricercatori. Dobbiamo per forza di cose aspettare il passo successivo, che è quello capire e individuare le molecole e costruire uno strumento che le possa rilevare. Un naso, magari elettronico, fatto come il naso del cane. Indagini di questo tipo vengono condotte da diversi anni. Noto il caso dei cani in grado, annusando i nei, di riconoscere il melanoma. D'altronde Fido, si sa, è il migliore amico dell'uomo.